Eccoci, buonasera. C'è Renzi in questo momento in sala stampa perché è appena finito il Consiglio dei Ministri. Sentiamo se ha varato il piano di riforma della pubblica amministrazione. Sentiamo insieme. Quello civile parte il 30 giugno. Quello amministrativo deve concludersi entro il 2000, deve inizio, diciamo, concludere il proprio iter entro il 2015. Quindi, se ricordate le raccomandazioni europee che parlavano di scuola, di processi amministrativi e ecco, burocrazia... possiamo tornare in studio, è appena sceso appunto in sala stampa, Renzi ha appena concluso il Consiglio dei Ministri, è però solo, bisogna fare anche affidamento su questi aspetti, evidentemente non c'è ancora il Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, quindi non sta ancora Renzi presentando la riforma. Quel che è già sicuro è che invece l'altro aspetto è stato chiarito, c'è il conferimento di superpoteri di vigilanza straordinaria sulla corruzione e negli appalti per il Presidente dell'autorità anticorruzione, il magistrato Raffaele Cantone. Ma è una giornata nervosissima e piena di fatti che vi riassumo brevissimamente. Innanzitutto nel Partito Democratico è ancora scontro aperto tra la maggioranza e quella minoranza dei senatori che si è autosospesa, come sappiamo, dopo la rimozione del senatore Mineo dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra l'altro questa sera alle 22:45, quindi chi vuol vedere la partita su altre reti poi fa in tempo a venire da noi, a bersaglio mobile, si parla proprio di questo scontro nel PD con Nardella, il sindaco di Firenze, che proprio oggi a domanda ha chiesto Mineo chi, e lo stesso Corradino Mineo, per vedere qual è la sostanza dello scontro interno al Partito Democratico. E poi ci saranno anche giornalisti, ovviamente esperti della questione del PD. Ma per tornare al giornale di stasera, Orsoni, il sindaco di Venezia, che è stato rimesso in libertà proprio ieri, oggi si è dimesso dopo che è stato fatto mancare il sostegno politico alla sua giunta. Si è dimesso con parole molto polemiche. È tornato in Italia ed è già in carcere per scontare la condanna definitiva. Marcello Dell'Utri proprio oggi è stato rimesso in libertà, agli arresti domiciliari Claudio Scajola, che è stato fino ad oggi nell'altro carcere, nel carcere romano di Regina Coeli. Ma vedremo anche molti altri fatti, soprattutto quel che sta succedendo in Iraq, e avremo tempo di parlare anche del Mondiale. Ci vediamo tra 30 secondi dopo i titoli. Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri che doveva varare il decreto e il disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione, ma anche il piano di interventi sulla scuola e la nomina con nuovi poteri per il super procuratore anticorruzione, ma sulla pubblica amministrazione, sulla riforma, aspettiamo di sapere quali saranno i punti. Mentre invece è certo su quali siano i nuovi poteri conferiti proprio oggi dal governo a Raffaele Cantone, che avrà possibilità straordinarie di vigilanza sugli appalti principali, soprattutto quelli dell'Expo 2015 di Milano e della fase attuativa finale del 15% restante di lavori per il MOSE. A lui il compito quindi di vigilare con strumenti nuovi. E proprio sul MOSE si è dimesso il sindaco Orsoni dopo il pressing arrivato dal PD all'indomani del suo ritorno in libertà con promesso patteggiamento di 4 mesi nella vicenda del MOSE. Il passo è dopo l'uscita dalla maggioranza di alcuni consiglieri. Un addio al veleno quello del sindaco. Contro di me reazioni opportunistiche e ipocrite. È venuto meno il rapporto con la politica.
E domani Assemblea Nazionale del PD, Renzi vuole chiamare il partito al senso di responsabilità che viene dal larghissimo voto alle europee con un'accelerazione per le riforme, ma ovviamente ci sono molti elementi difficili di discussione, a cominciare dall'autosospensione di 14 senatori dopo il caso Mineo, e domani si dovrebbe eleggere anche il presidente al posto di Cuperlo. E a proposito di Mineo, Mineo chi? Così ha detto polemicamente il sindaco di Firenze Nardella, e proprio Nardella e Mineo saranno questa sera uno di fronte all'altro a Bersaglio Mobile, la nostra trasmissione in onda alle 22.45, con loro anche tre osservatori della vita del Partito Democratico, Claudio Cerasa, Maria Teresa Meli e anche Marco da Milano. Marcello Dell'Utri è stradato in Italia dal Libano, già in carcere a Parma, dove sconterà i 7 anni di carcere ai quali è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Al suo arrivo gli è stata sequestrata una consistente somma di denaro, alcuni telefoni cellulari, diverse agende. Ha ottenuto invece proprio oggi gli arresti domiciliari l'ex ministro Claudio Scajola, accusato di aver favorito la latitanza dell'ex parlamentare di Forza Italia Matacena. Gli Stati Uniti non invieranno soldati a combattere in Iraq, almeno per ora, ma Washington sta valutando altre opzioni perché il governo di Baghdad ha bisogno di aiuto. Così Obama, preoccupatissimo per le notizie che giungono anche oggi dall'Iraq, le forze jihadiste continuano ad avanzare verso la capitale, dalle moschee si chiamano i fedeli alle armi, in furia nei combattimenti si parla di centinaia di morti, mentre tante decine di migliaia sono le persone fuggite dalle città conquistate negli ultime ore dagli islamici. Buonasera, si è quindi appena concluso il Consiglio dei Ministri, tanto atteso da giorni si dice, il varo della riforma della pubblica amministrazione, i superpoteri a Cantone, il commissario, l'alta autorità anticorruzione. Sentiamo brevemente cosa sta dicendo Renzi, così capiamo. Diritto camerale. Noi abbiamo messo una norma in disegno di legge delega che è quella che stava nei 44 punti. Abbiamo ricevuto una buona collaborazione da parte di Union Camere, che naturalmente non è d'accordo con noi, ma che ha offerto una disponibilità al dialogo. Noi nel percorso parlamentare del disegno di legge delega discuteremo. Possiamo rientrare perché può sembrare ai non addetti ai lavori praticamente che parli arabo, ovviamente Renzi, è stato varato, questo ve lo posso dire, il disegno di legge delega per la pubblica amministrazione, questa è l'unica cosa che ha già detto per certo. Da oggi tutti i comuni, inoltre, abbiamo ottenuto, ha detto Renzi, il consenso della conferenza Stato-Regione, da oggi abbiamo la possibilità di dire che tutti gli 8.000 comuni avranno lo stesso modulo per la scia e il permesso a costruire. Si tratta di un modulo unico nazionale per tutti i comuni nella logica della semplificazione. Come vedete, man mano parlando di quello che è stato deciso oggi, ma è ovvio che noi non possiamo seguire tutto quello che sta spiegando Renzi, tutte le conclusioni del Consiglio dei Ministri. Intanto andiamo a ciò che è certo, il rafforzamento dei poteri a Cantone. Raffaele Cantone, l'uomo voluto da Matteo Renzi dopo lo scandalo dell'Expo per la presidenza dell'autorità anticorruzione, la persona scelta per cacciare ladri e corrotti, acquisisce i poteri che aveva chiesto e invocato e diventa commissario straordinario per la vigilanza sui contratti pubblici. Questa è la lunga formula burocratica. In una parola, fino a questo momento Cantone godeva della fiducia del governo, ma non aveva gli strumenti per intervenire. Da questo momento ha tutte le carte per effettuare il famoso cambio di passo. Potere sanzionatorio nei confronti delle imprese innanzitutto, con possibilità di escluderle dagli appalti, e poi una squadra che passa numericamente da un paio di dozzine a qualcosa come 300 persone per un lavoro a tutto tondo, da quello della prevenzione fino probabilmente a quello ispettivo. I poteri ispettivi, una volta affidati alla struttura di Raffaele Cantone, potrebbero rappresentare la vera chiave di volta del nuovo corso. Entro la fine dell'anno Cantone, l'Italia dice, non può permettersi di fare figuracce sulle
sull'Expo solo perché siamo incapaci di far rispettare le regole. Cantone dovrà presentare al Presidente del Consiglio un piano che preveda la soppressione dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e il suo passaggio all'anticorruzione. Un passaggio formale per la creazione di una superstruttura con compiti di trasparenza e prevenzione nella pubblica amministrazione. Ogni contratto, ogni appalto, ogni firma dovrà passare al setaccio di questa struttura. Non sarà più possibile un Mose fuori controllo, non sarà più possibile una Expo impazzita, almeno sulla carta. Dice Cantone, al primo impatto mi sembra che le soluzioni siano giuste e coraggiose. Non potremo forse impedire il verificarsi in futuro della corruzione, ma dobbiamo almeno provarci. E proprio in queste stesse ore, mentre si parla di nuovi poteri anticorruzione, ci sono novità da Venezia, novità politiche, perché con un gesto che è polemico, anche se a questo punto non aveva alternative, il sindaco di Venezia si è dimesso. Alla fine Giorgio Orsoni ha ceduto, pressato dall'opposizione ma anche dal Partito Democratico, il sindaco di Venezia che da ieri è ritornato libero, dopo aver chiesto alla procura di patteggiare una pena di 4 anni, ha fatto il passo che tutti gli chiedevano. Ha rassegnato le dimissioni e revocato le deleghe a tutta la giunta. Una scelta maturata nelle prime ore della mattinata, quando dopo le dimissioni di alcuni consiglieri si è reso conto che non esistevano più le condizioni e i numeri per andare avanti. Le conclusioni che ho preso stamattina sono come dire molto amare, perché ho dovuto constatare che non c'era quella compattezza che mi era stata preannunciata. L'assessore Gianfranco Bettini e i consiglieri Beppe Caccia e Camilla Seibezzi, forti di 24 atti di dimissioni firmate anche da consiglieri della maggioranza, tante quanto bastano per portare allo scioglimento immediato del Consiglio Comunale, hanno chiesto a Orsoni un gesto di responsabilità verso la città. Le dimissioni presentate da lui stesso in modo da consentire l'approvazione del bilancio. L'emergere finalmente alla luce del fenomeno di vasta e profonda corruzione che ha condizionato almeno 2 decenni di vita economica, sociale e politica di Venezia e del Veneto, hanno scritto i 3 in una nota, chiude un'epoca per la città e per il paese. Per noi, che abbiamo combattuto questo fenomeno, denunciando da sempre il ruolo del Consorzio Venezia Nuova e le pressioni affaristiche che hanno portato all'approvazione dell'inutile e devastante progetto Mose. Durissime, un vero atto d'accusa, le parole con cui Orsoni lascia. Le reazioni per lo più opportunistiche ed ipocrite di singoli esponenti, anche appartenenti a quella maggioranza che sino ad ora ha sostenuto la mia giunta, mi hanno convinto che non sussistono neppure le condizioni minime per un percorso amministrativo per l'approvazione di atti urgenti, a meno di una forte presa di responsabilità da parte del Consiglio. È perciò che ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di sindaco. Il mio atto, ha detto Orsoni, che ieri aveva attaccato Matteo Renzi e il Partito Democratico, non riguarda l'operato dei singoli assessori, ma vuole semplicemente certificare da parte mia il distacco e la totale sfiducia nella parte politica che mi ha espresso. Orsoni comunque ancora per qualche giorno continuerà a svolgere la funzione di sindaco per consentire l'approvazione di atti urgenti, dopodiché gli subentrerà un commissario prefettizio. L'ex primo cittadino di Venezia, accusato dalla procura, deve essere accettato un aiuto economico non regolare per la campagna elettorale del 2010. Allora facciamo il punto di quello che ha deciso il Consiglio dei Ministri. Sono state fatte le nomine per Consob, c'era un posto di commissario vacante, Agenzia delle Entrate e Istat, anche però per Enit, Anac e Agenzia dei Beni Confiscati. Inoltre, ha detto Renzi, abbiamo approvato un bel pacchetto di interventi, decreto sulla scuola per assegnare quote di patto di stabilità, decreto sul processo telematico amministrativo entro il 2015, decreto sull'identità digitale, il PIN per avere accesso a intervento amministrativo. Non solo, ma andiamo avanti, è stato ovviamente varato, come vi ho già detto, il disegno di legge di delega al governo sulla riforma della pubblica amministrazione e inoltre, oltre alle nomine, ne abbiamo già parlato,
per rinfoltire l'agenzia anticorruzione, Renzi ha anche annunciato una serie di ulteriori elementi. Innanzitutto, dimezzato il monte ore di permessi sindacali, si era vociferato su questo e questo c'è, e quindi viene dimezzato il monte ore dei permessi sindacali. È stato eliminato il diritto di rogito ai segretari comunali, ai segretari, ha aggiunto Renzi, resterà il loro stipendio, che è più che sufficiente. Inoltre, ci sono norme sul ricambio generazionale che permettono, cito testualmente ovviamente, di creare 15.000 posti con la modifica dell'istituto del trattenimento in servizio, per quanto evidentemente riguarda la riforma della pubblica amministrazione. Vi aggiungo anche che c'è una riduzione del 50% del diritto camerale, si tratta del diritto annuale che le imprese pagano alle camere di commercio, aggiunto e commentato Renzi, un bel risparmio per le imprese. Come vedete ci sono molti altri elementi, Renzi ha parlato anche di taglio del 10% delle bollette per le piccole e medie imprese. Queste sono le notizie che vengono frammentarie finora dal Consiglio dei Ministri, sta parlando ancora Renzi, ma noi andiamo avanti. Perché? Perché in tutto questo ovviamente il rientro in Italia del Premier per questa così attesa riunione del Consiglio dei Ministri coincide anche con la vigilia dell'Assemblea del PD e c'è molto materiale sul tappeto e molte polemiche. La vigilia dell'Assemblea PD, convocata per siglare la pace post-congresso, è agitata da divisioni e trattative. Il caso Mineo, il senatore contrario alla riforma del Senato targata Boschi, sostituito in commissione, scuote il partito, ma il gruppo dirigente non arretra. Mineo chi? Ironizza Dario Nardelli, l'ex braccio destro di Renzi, il suo successore a Palazzo Vecchio, parafrasando il Premier, quando con il suo Fassina chi spinse l'allora viceministro, in dissenso con la linea economica impressa al partito, alle dimissioni. La scommessa è che gran parte del dissenso rientrerà, spuntando le armi dei rivoltosi e rimpolpando i numeri di una maggioranza fragile in Senato. Sarà Renzi a maneggiare la questione all'Assemblea di domani, prendendo la parola davanti ad uno sfondo sul quale sarà scolpito il 40,8% incassato alle europee. Un segnale che parla da solo, un monito ai rivoltosi. Indietro non si torna, la richiesta degli elettori è stata chiara. Le riforme vanno fatte subito. Sbagliata la prova di forza sulla Costituzione, risponde Civati. Il partito del resto ha subito il contraccolpo. Anche se le altre minoranze sono poco solidali con Mineo, turba il precedente. La sostituzione è stata un errore, ma lui ha sbagliato. Si torna indietro, la linea di Cuperlo. Gli autosospesi alzano i toni. Penso che non sia bene adottare il metodo che il Movimento 5 Stelle ha adottato. In effetti il Movimento 5 Stelle, uno degli elementi, non l'unico per fortuna, ma uno degli elementi che ha introdotto nella vita parlamentare è che il Movimento Partito elegge, da quel momento ognuno deve obbedire, se non obbedisce viene espulso. Casson difende il merito della battaglia. La Costituzione durerà di più di Matteo Renzi. Mineo punta il dito sul capogruppo Zanda, autore della sostituzione. Ha sbagliato, ha sottovalutato un dissenso, ha fatto finta fosse risolto a colpi di finte votazioni e poi rilancia, si ricuce se il partito riconosce gli errori. Zanda evita di rispondere e avvisa. Attenti alle divisioni, sono costate care al paese, tanto che contribuirono alla fine del governo Prodi. Ma alla vigilia dell'Assemblea è attraversata anche dalle trattative. Non c'è ancora il nome del presidente che verrà eletto domani. Le minoranze impegnate in un'operazione di veti reciproci non hanno trovato un'intesa. La scelta finale toccherà a Renzi. Proprio di questo sta parlando Renzi, sentiamo. Il potere sostitutivo da parte del gruppo esercitato per di più nella persona del capogruppo. Questo è avvenuto sia per un senatore del PD che per un senatore di Italia Popolare. Nel caso di specie è quanto più singolare la polemica, avendo il PD fatto le primarie sul tema delle riforme, portato due volte in discussione in direzione questo tema e votatolo a stragrande maggioranza, fatto quattro assemblee dei senatori sul singolo punto, offerto la massima disponibilità, perché ricordo che questa sostituzione non è stata fatta il giorno in cui la maggioranza è andata sotto sull'emendamento Calderoli,
sull'ordine del giorno Calderoni. È stata fatta dopo, proprio per evitare che si formasse una non maggioranza ostile al disegno di legge del governo. Trovo del tutto naturale quindi che si possa procedere a, per rispetto nei confronti del gruppo e dei movimenti di cui uno fa parte, che in sede di commissione ci possa essere questa sostituzione. Non a caso non si tratta di né di epurazione né di espulsione del gruppo, semplicemente di coerenza rispetto alle posizioni del gruppo del PD e di Italia Popolare. Avremo modo di tornare sull'argomento domani. Se però dobbiamo buttarla in politica, voglio essere molto chiaro: i cittadini ci hanno chiesto di cambiare l'Italia. Io non accetto tutte le discussioni, i compromessi e le mediazioni che siano coerenti con il messaggio dei cittadini. Non mi rassegno all'idea che vinca la palude. E siccome vedo la necessità delle riforme, specie quando sono all'estero, perché di riforme hanno parlato tutti i nostri interlocutori internazionali, perché sono tutti in attesa che finalmente l'Italia si sblocchi. Bene, oggi noi diciamo, interveniamo sull'edilizia scolastica come avevamo promesso, il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, gli investimenti sul rinnovamento interno della pubblica amministrazione, la grande scommessa contro la corruzione. Intendiamoci, la corruzione non si combatte con nuove regole, la corruzione si combatte con una scommessa educativa civile e con un grande investimento del Paese in coscienza morale. Però nel frattempo diamo anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione dei poteri veri la possibilità di verifica degli investimenti e degli interventi che sono fatti, ed è una gigantesca occasione di cambiamento per l'Italia. L'Italia sta finalmente rispondendo alle raccomandazioni europee, le misure sulla competitività che Padoan e Guidi vi presenteranno, le misure di semplificazione amministrativa, di semplificazione giudiziaria. Stiamo cambiando l'Italia. Ora, se ci sono alcuni senatori che vogliono esprimersi con libertà di coscienza, facciano pure. I voti in Parlamento ci sono anche senza di loro. Se però immaginano di utilizzare un potere di blocco legato dai, diciamo, basato sui regolamenti parlamentari che assegnano un solo voto di scarto in commissione e quindi di fatto impediscono al disegno di legge del governo di essere approvato, allora in perfetta coerenza con i regolamenti parlamentari noi abbiamo scelto, i gruppi hanno scelto, io condivido totalmente la scelta che hanno fatto i capigruppo Romano e Zanda, sentiti i loro direttivi, di procedere alle sostituzioni. Per cui a chi dice ma chissà se Renzi lo sapeva, io dico non soltanto lo sapevo. Chiarissimo, abbiamo preso proprio la parte della conferenza stampa del Premier che ci ha spiegato sia i provvedimenti di oggi del governo sia la linea molto dura nei confronti dei dissidenti, Mineo in primis al Senato. Ha detto in sostanza Renzi, riassumo, è liberissimo Mineo e gli altri di avere idee diverse, in Senato, in Aula voteranno secondo coscienza come vorranno, ma nelle commissioni si rappresenta il partito e la linea del partito è quella, sono stati sostituiti. La polemica non finisce qui e anzi proseguirà sicuramente anche questa sera da noi a Bersaglio Mobile, 22:45 c'è proprio Mineo e c'è in rappresentanza della maggioranza, dovremmo dire del PD, proprio quel sindaco di Firenze, Dario Nardella, che oggi ha detto Mineo chi, almeno lo vedrà di persona. Ci vediamo alle 22:45, andiamo però adesso a vedere come è stata una giornata non normale per due figure di spicco della storia di Forza Italia. Un aereo di linea lo riporta in Italia al mattino di buon'ora, estradato dal Libano, dove si era rifugiato alla vigilia della sentenza della Cassazione che un mese fa lo ha condannato a 7 anni per concorso esterno con la mafia. Il posto in fondo all'aereo, finestrino abbassato, Marcello Dell'Utri sembra indifferente, legge il giornale, è senza manette, scortato da agenti dell'Interpol che sono andati a prenderlo. All'arrivo sulla pista a Fiumicino, il questore di Roma, funzionari della DIA e un'ambulanza, destinazione carcere. I poliziotti di Palermo gli sequestrano oltre 25.000 euro in contanti, carte di credito, 2 libretti d'assegni, 4 telefoni cellulari, una rubrica e una pennetta USB.
La del Nutri-Story si conclude così, in una cella nell'ala medica del penitenziario di Parma, la struttura che ospita tra gli altri detenuti il boss Totò Riina, carcere specializzato per il suo centro sanitario dove l'ex senatore potrà essere monitorato per i problemi di cuore. Così cala il sipario su una vicenda giudiziaria durata 20 anni, dalle prime indagini a Palermo, era il 94, la storia delle frequentazioni con i mafiosi, il boss Mangano fatto assumere nella villa di Arcore come stalliere, fino al verdetto definitivo il 9 maggio scorso, 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Alla vigilia della sentenza 2 mesi fa, Dell'Utri era riparato in Libano, dove era arrivato con il suo passaporto. A Beirut la cattura e gli arresti ospedalieri. Ex manager di Publitalia, padre fondatore di Forza Italia, ex senatore, la carriera di Dell'Utri finisce così. Oggi è in isolamento, forse già da domani potrà ricevere visite dei familiari e degli ex colleghi di partito. Proprio oggi, per decisione del Tribunale della Libertà, lascia il carcere e finisce ai domiciliari Claudio Scajola, ex ministro accusato dalla Procura di Reggio Calabria di aver favorito la latitanza di un altro ex deputato forzista, Amedeo Matacena. Scajola potrà comunicare solo con i parenti conviventi e con nessun altro, sconterà i domiciliari nella sua casa di Imperia. Situazione sempre più grave in Iraq. Obama esclude per ora di intervenire, ma per ora. Non rimanderemo truppe americane a combattere in Iraq, ma stiamo considerando altre opzioni di aiuto perché le forze di sicurezza irachene non sono in grado di difendersi. Non è ancora un briefing di guerra quello che Obama in tutta fretta e con l'elicottero già pronto a portarlo in Sud Dakota allestisce a Washington sulla crisi irachena, ma poco ci manca. Perché di fatto 11 anni dopo aver invaso l'Iraq e appena 2 anni e mezzo dopo averlo abbandonato al proprio destino, l'America è costretta a fare i conti con il fallimento di un dopoguerra che è sempre più ingestibile e in cui lo scontro tra sunniti e sciiti al potere rischia oggi più di ieri di minare da vicino gli interessi degli Stati Uniti. Il presidente infatti è molto chiaro. Sì, abbiamo enormi interessi lì in Iraq, spiega, per questo dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. La minaccia che terrorizza l'America e non solo oggi si chiama ISIS, un acronimo che vuol dire Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, ma che in realtà incarna un'organizzazione terroristica nata e cresciuta tra le file di Al-Qaeda, prima di diventare autonoma nel 2011 sotto la guida di Abu Bakr al-Baghdadi. Un'organizzazione che insegue il progetto del grande califfato islamico teorizzato da Bin Laden e di cui l'11 settembre non è stato che una tappa. La nascita cioè di uno Stato integralista islamico enorme e potentissimo che da solo potrebbe decidere il destino del mondo, aprendo e chiudendo i rubinetti del petrolio, influenzando gli equilibri di tutta la regione, considerando che l'Iraq è il secondo paese produttore di petrolio dell'OPEC. Per questo Obama ha già chiesto al suo staff di sicurezza nazionale di preparare una gamma di altre opzioni che esaminerà nei prossimi giorni, anche se proprio oggi il New York Times ipotizza come possibile un bombardamento aereo con droni o caccia già in questo fine settimana. Sul campo infatti la situazione sta precipitando di ora in ora. I guerriglieri qaedisti, dopo aver conquistato le principali città del nord, tra cui Mosul, Baiji, dove c'è la più grande raffineria del paese, Tikrit e Samarra, stanno marciando verso Baghdad per scalzare dal potere il primo ministro sciita al-Maliki. E per questo oggi, dopo la preghiera del venerdì, quest'uomo, a nome della più alta autorità religiosa sciita, al-Sistani, ha lanciato il suo appello. Da qui, da Karbala, ha detto: chiamiamo tutti i cittadini abili alle armi e capaci di combattere i terroristi a difendere il nostro paese. In Iraq la guerra santa è riesplosa ufficialmente. Renzi ha parlato anche di Orsoni, che si è appena dimesso da sindaco di Venezia. Comprendiamo il suo dramma umano, ma con tutto il rispetto, nonostante le sue frasi incredibili contro di me, nel momento in cui uno patteggia è del tutto evidente che non può più fare il sindaco. Tempo brevissimo per i mondiali. Accidenti, ma questo mondiale sembra proprio il campionato italiano. Neanche il tempo di partire e le polemiche arbitrali arroventano il clima anche sul terreno di gioco. Quello che è accaduto in Brasile e Croazia ha fatto gridare lo scandalo. Il rigore concesso ai padroni di casa per il presunto fallo su Fred riporta alla mente tristi episodi di fischietti addomesticati.
Non prendetelo per nazional vittimismo, ma il primo pensiero corre a Byron Moreno, l'arbitro che ai mondiali di Giappone e Corea diresse a senso unico a favore dei coreani di Gu Siding e prese in giro l'Italia di Trapattoni. L'arbitro giapponese Nishimura ha gettato una luce inquietante sul mondiale, premiando la caduta dell'attaccante brasiliano Fred, che forse poteva anche essere ammonito per simulazione. Qui da noi si è coniato il termine aiutigno o, se volete, favorigno, ma forse i brasiliani diranno che sono chiacchiere da bar. Può essere, ma intanto, se il mondiale tende la mano al Brasile, il mondo del web e dei social ride per non piangere. E così trionfano le interpretazioni ironiche con fotomontaggi più o meno riusciti. La testa dell'arbitro Nishimura sul corpo di Neymar che esulta, Fred che si tuffa sullo scivolo di un parco acquatico e sempre il direttore di gara che con lo spray non traccia il limite della barriera su una punizione ma scrive viva il Brasile. Eccoci qua allora, tra poco con Lilli Gruber c'è proprio Marianna Madia, ministro della pubblica amministrazione, che racconta la sua riforma con Gian Antonio Stella. Ci fermiamo. È tardi subito, la linea Lilli Gruber per 8:30, poi c'è Crozza, ci vediamo alle 22:45 con Bersaglio Mobile. Buonasera, dopo.